Ragazzi, buon modo dei e bentornati incredibili su una nuova reaction godosa dove vedremo, mamma mia se godremo, il trailer gameplay, gameplay showcase che fa un po' più figo, di Dragon Ball Sparking Zero, il nuovo capitolo della serie Budokai Tenkaichi. Avrei voluto fare la reaction ovviamente il giorno stesso, ma purtroppo capita sempre che non sto mai in ufficio quando ci sono questi avvenimenti sus. Questa diretta è uscita ieri, io la sto registrando il 21 mattina, subito. E spero di farvela uscire la settimana prossima. Incredibile! Questo gioco mi piacerebbe tantissimo portare sul canale quando uscirà, perché per adesso la data non si sa. Uscirà quest'anno, forse fine anno, spring 2025, non so quando potrà mai uscire. Primavera 2025 potrebbe essere una data interessante, considerando quanti personaggi ci saranno in questo gioco in pieno stile Budokai. Come è successo per il trailer del The Ring, non ho visto niente, il mio telefono sta scoppiando dalle notifiche su Twitter di gente impazzita per questo trailer. Questo dovrebbe essere il primo showcase, appunto, del gameplay ufficiale. Se non sbaglio, questo è il terzo trailer che è uscito per quanto riguarda questo progetto, perché il primo è stato il trailer d'annuncio dove si vedeva Freezer, si vedeva Namek distrutta, che era già quello fichissimo, mamma mia. Poi è uscito, se non sbaglio, un altro trailer dove combattevano Goku e Vegeta, però non è che vedevi proprio il gameplay, vedevi dei pezzettini. Dura 12 minuti, vi dura pure parecchio. Mamma mia, ragazzi, voi non avete idea, lo vorrei tantissimo portare sul canale questo gioco. Più che altro perché quando ho visto il primo trailer mi è venuta proprio una botta d'infanzia, ragazzi. Uscivo da scuola il pomeriggio a giocare a Budokai Tenkaichi a casa degli amichetti. Io non ce l'avevo perché non c'avevo la PlayStation, però questi qui ce l'avevano, giocavo da loro. Poi quando andavo da mio cugino giocavamo da mio cugino, le dita distrutte su quel cazzo di joypad del cavolo. Insomma, una parte di me quando ho visto il primo trailer è proprio emersa in pieno stile Godverse, quindi vorrei tantissimo portare questo gioco. Porterò magari la campagna e poi potrebbe essere anche il primo gioco, la butto così, che potremmo fare PvP. Se ci fosse un rank system ignorante, proprio bello duro, l'idea di portarvelo come anche serie PvP, magari diventiamo pure fortini, vabbè non credo proprio, però considerando quanta gente è cresciuta con questo gioco e quanta gente era forte all'epoca, l'idea di tutti questi campioni che tornano a giocarci, secondo me dovrò riprenderci abbastanza la mano, perché non gioco a un Budokai Tenkaichi da penso 15 anni più o meno, veramente, quindi per farvi capire. Ok, vai, dai, stupisci. Ok, questo è tutto fighissimo, l'avevamo già visto nel primo trailer, eh? Bellissimo. La distruttibilità dell'ambiente sembra incredibile, cioè l'ambiente si esplode, si distrugge, godo! Che spettacolo! Questo è Broly! Broly, Super Saiyan, incredibile, godo, assurdo! Si vede Jiren! Mamma mia! Oh, vai, gameplay showcase, fammi godere, ti prego. Minasan, konnichiwa. Dragon Ball Sparking Zero no main producer. Vai, dai. To moushimasu. Konjitsu wa yoroshiku onegai itashimasu. Ok. Sakihodo minasama ni mite itadaita no wa Dragon Ball Sparking Zero no shoshitsu trailer deshita. Ok. Kotoshi no 1gatsu Dragon Ball Games. Vabbè, sarà fare Gappone classico giappo. Quello che pensava di prima, raga, vedi. Trailer o koukai shimasu. Dico, vedete, esatto. Moshi minogasareta kata ga imashitara, zehi tomo go kakunin itadakeruto saibai desu. Takusan no fan no minasama kara no atatakai koe wo imashita node. Damo che stiamo aspettando. Kono ba o okari shite kansha moushiagimasu. Odio bloccare i video quando faccio le reaction, però questa cosa la voglio dire. Io prego il godo che questo gioco non faccia la fine di Jump Force. Io ero tra quelli che quando uscì il trailer di Jump, forse il primo, dove c'era Naruto, Rufy, Goku che combattevano, io dissi, questo gioco mi ricorda vagamente la mia infanzia. Quando uscì Jump Force volevo ancora di più giocare a un picchiaduro incredibile, e io sono stato tra quelli che Jump Force l'ha comprato subito, e sono stato anche tra quelli che Jump Force l'ha riportato indietro dopo una settimana, perché quel gioco era una merda. Ok, ora sicuramente ho più fiducia nei loro confronti rispetto al progetto Jump Force. Per favore, Godoverse, fai in modo che questo gioco non faccia la fine di Jump Force. E per adesso, come dire, l'inizio sembra leggerissimamente meglio già come è partito Jump Force. Però ve prego, fatevi un gioco fatto bene. Ve prego. Ok, torniamo al video. Piccola parentesi, sus, vai. Dragon Ball Sparking Zero è un nuovo game di Anaku. Ovvero, questo l'avevo capito. 日本及びアジア地域ではスパーキングでおなじみのシリーズ最新作となっております。そして本日はバトルシステムに関してそのユニークなメカニズムを明らかにしていきたいと思います。それではまずゴクーとベジータによる激しいトレードを行っていきます。ダイゴゴトレジはクラッシュゴーね。バイクスーファンメブレンデベジータだぞ。
eccolo Vegetone, sempre con noi, lo metto qui vicino, vai. Vabbè, le pose incredibili, vai, su. Fa un po' vedere. Ok. Vabbè, l'aura è incredibile. Wow. Vabbè, ma i colori sono assurdi, cioè. Che spettacolo. Guarda come si distrugge tutto. Guarda che spettacolo. Ok, vai, guarda Vegetone come lo distrugge, vai. Che spettacolo. Wow. Questa è la trasformazione del film di Broly, eh? Ok. Bellissimo. Ripeto, la trasformazione sembrano fighissime, pure le mosse, guarda che spettacolo, qua. Il gettone azzurro. Guarda quanto è bello il gettone. E sembra troppo bello per essere vero, capito? Per questo non riesco a commentarlo, capito? Vabbè, qui proprio godo al massimo. Però è troppo... Guarda i colori! Ma non è possibile che sia così, capito? Se sembra finto, non è possibile. Ok, fighissima sta cosa. Ok. Flash beam incredibile. Che spettacolo. Ma questa non è la dimensione dove del film di Broly? Dove ci combattevano Broly e Gogeta? Vabbè, ha vinto ovviamente come sempre. Vabbè, poi le pose. Boh. Sembra troppo assurdo. Il più forte. Dragon Ball Dynamic 3D, vedete? Oh, tanta roba. Dash 攻撃 e 派生 combo による 近接格闘だけでなく Vabbè, ok, Dragon Ball Dash を使った 高速移動や ファンの皆様なら楽しんでいただけるようなデイコニックカウンターシステムベイビー。激しい肉弾戦やインパクトアクションなど派手なバトルの様子も楽しめる。エザクトアクションなど派手なバトルの様子も楽しめる。バトルのやり込み要素だけではなく見ているだけで楽しめるよう演出面にも気を配って。ちゃんとこのゲームで実現させたドラゴンボールらしいダイナミックかつ激しいバトルを存分にお楽しみいただき、せっかくのゲームプレイ説明の機会なので今作ならではの新要素もお伝えできればと思います。シリーズからその DNAを受け継いでいる旨をお伝えしましたが、ドラゴンボールアクションの爽快感やダイナミックなバトルを今回はその中から4つほどお伝えしていただくの映像を使用しながらお伝えできればと思い、大きな変更点としては通常移動を高速化して、これまでダッシュとして使われていたボタンで瞬間的にプッシュ、これによってよりファーマットを動かしたり、これによってショートダッシュで相手の攻撃をかわしたり、 動きつつ溜め攻撃や被弾攻撃につなげたり、基本アクションだけでなく戦闘中に時間で溜まるスキルカウント、使ったアクションを追加しています。オッケー。あ、ベラタコボルカリガ。ドラゴンボールらしい高速な攻防が可能になるアクションです。様々な攻撃に備えて反撃や攻撃系のスキルをも弾き飛ばすことまでできるようになっています。あ、ベラコツマディ2、インファティチュナガ。いずれもスキルストックが必要量ないと発動できないもので、ドラゴンボールらしいアクションを楽しみながらも戦いの選択肢を広げて、 さらに瞬時に接近して吸収できるバニシングアサルトというのも追加しています。今日するか接近戦に持ち込むか悩ましい。イメージのアジェントスーパープロ。これらの新機要素により戦略的にお楽しみいただけると思っています。今回のデモンストレーションでスパーキングシリーズファンの皆さんが疑問に思っていたことに対しては、ドラゴンボールらしい ド派手な3Dバトルゲームを求めていた。それをファーデペネスト・ジョーコマンマ。バトルシステムに加えて、もう一つ強調したいポイントを挙げさせて、これまでの映像では新キャラクターが、いやラブットラ、アルクーニーセリテンドのメディエルシー、ベドレ。またこの後すぐに、パケットスーパーマガディシュメットのコンプライスティット、ドラゴンボールシーエフルバウルコシアクリクマンテナバトルを皆様にお届けできるよう開発に取り組んでおりますので、セリメットロンボットアリニーツよ、ボーイもその上でファンパケティのアガリコスーパーサイヤン4、ベジオドサイヤン4、これを。これこういうフィルムのことでプロファンソマ、タンタローバ。
saranno riempiti per quando uscirà il gioco. Che è Super Trunks? Dai, grande dispo! Yo, guardalo! Ma poi tutte le animazioni diverse, poi tutti i colori diversi, che spettacolo! Mi piace tantissimo il tratto scuro che c'è dentro sul viso, capuzza. Va bene, pure riprende sta. Io, allora, vi immaginate se uno diventa skillato con Ribriene? PvP, yo, Master Rush! Yo, guardalo! Che spettacolo! No, stavo dicendo, immaginate gli skillati che usano Ribriene con tutte le mosse coi cuori, vabbè. Il nappone! E c'è il nappone! Yo! Guardalo! Mazza, ha distrutto la città, spettacolare! Toppone e dai! Ecco, toppone lo vorrei usare tantissimo, come fai a non amare dopo? Guarda, ha distrutto tutto! Jace, fantastico! Vabbè, che spettacolo, Ok, Gale ci sta. Broly, questo l'avevamo visto, Broly full power. Che spettacolo. Yo, guarda la loro di Broly. Vabbè, questo fanservice che ci sta. Ittone, e dai con Ittone. Mamma mia, Ittone, yo, guardalo. Ok, questa roba qui, vabbè, graficamente la c'è. Che spettacolo. Guarda sta roba! Vabbè, quello sarà una cinematica probabilmente. Vabbè, io ripeto quello che ho detto prima, mi sembra troppo. Wow, sinceramente vorrei vedere qualche Gohan. Le fusioni se le terranno proprio. Ci siamo capiti. Qualche Freezer, vorrei vedere. Poi vorrei vedere se ci stanno i personaggi dei film, vorrei vedere Cooler. Soprattutto GT bisogna vedere. Se prima ero curioso, adesso l'hanno tirato fuori in tutti i sensi qui, Cioè qui ci hanno fatto vedere proprio. Capito, no? Il fatto che puoi distruggere qualsiasi cosa con una grafica fighissima mi piace da morire. Mi piace da morire il tratto, vi dicevo, il tratto dei volti mi piace tantissimo, mi piace che ognuno ha le sue animazioni. Questo è il numerello che serviva per deflettere gli attacchi incredibili. Bellissimi pure i colori di quando si caricano. Questa qui ve lo fa vedere, guardate. Qua, questa roba qui, l'aura mi piace tantissimo. Guarda gli effetti qua. Guarda che belle nuvolotte dall'esplosione, molto belle. Fa un po' rivedere Goku che si trasforma. Questa è spettacolare, fatta benissimo. Bella. Questo è bellissimo, il beam clash nella dimensione spazio-tempo, bellissima. Quindi un po' di cose nuove, secondo me, se non vanno a fottere tutto, potrebbe essere una grande idea. Però, ripeto, bisogna provarle, perché lette così e spiegate, soprattutto nei giochi picchiaduro, una combo, capito? Te la devi sentire tua. E per quanto riguarda i personaggi nuovi che hanno fatto vedere, sono tutti belli. Guarda che spettacolo dispo, eh? Giustamente, si basa sulla velocità, l'hanno reso tutto scattoso, guarda che spettacolo. Cioè, puoi percepire la sua velocità, mi piace tantissimo questa cosa. Ribrianna in PvP sarà il delirio. La città sembra fighissima. Questo mi dà l'idea di un attacco veramente inutile, però è bello da vedere. I Chad, madonna, Hit, capirei, mi dà l'idea di fortissimo. Che poi, per carità, i personaggi saranno forti, però come al solito dipende da chi lo usa. Spero, ripeto, non faccio la fine di Jumpforce, però vedo che, come dire, stanno prendendo le precauzioni giuste, ti fanno vedere le cose in maniera giusta. Il gameplay sembra molto divertente. Non fa niente se non c'è una trama originale con un nemico originale, non mi importa. Fammi vedere i classici match che tutti conosciamo: Goku, Vegeta, Gohan, Cell, Goku, Freezer, va bene così. Mi fai magari il pacchetto film, poi la roba di GT, insomma, la roba di Super. Mi fai i rank come fanno, ad esempio, su Dragon Ball Legend. Mi fai insomma, un PvP bello ignorante. Con le season, sai, no, cose così. Insomma, spero che se tutto vada bene di riuscire a giocarlo in futuro e portarlo sul canale. Da Vegeta qui è tutto. Ragazzi, che cosa siamo con voi e ci vediamo con tanti nuovi video prossimamente. Alla prossima!